Provincia delle Meraviglie, alla scoperta dei tesori del nostro territorio. Auto e trenini anni 30, bambole di porcellana, soldatini, insomma, giochi in giro. Oltre 1000 pezzi provenienti da Palazzo Rospigliosi a Zagarolo, che rappresentano la storia del giocattolo del secolo scorso, in mostra a Roma a Palazzo Incontro. La filosofia è quella di mostrare giocattoli degli anni 30, degli anni 40 e poi sollecitare turisti di Roma e non di Roma a visitare questi comuni intorno alla capitale e questi musei intorno alla capitale che sono veramente belli, e questo è un po' il nostro modo di affrontare un anno di amministrazione che ha avuto come cuore pulsante la voglia di unire e dare identità al territorio dell'area metropolitana. E proprio Giochi in Giro è il primo evento della manifestazione La Provincia delle Meraviglie, che porta a Roma, vetrina d'eccezione, le ricchezze storiche e culturali dei comuni del territorio. Fino al 2 giugno, oltre a Palazzo Incontro, anche Palazzo Valentini, il Complesso del Vittoriano, la Galleria Alberto Sordi e la Stazione Termini ospiteranno mostre e dibattiti alla scoperta dei tesori nascosti della provincia. All'interno della Galleria Alberto Sordi è stata anche allestita un'isola promozionale dove verrà distribuito del materiale informativo su tutte le iniziative in cartellone. Arrivano i mondiali di nuoto, incontro tra studenti e campioni. Il 17 luglio a Roma prenderanno il via i mondiali di nuoto, uno straordinario evento, ma anche un'occasione unica per far conoscere ai più giovani uno sport bellissimo da praticare. Così la provincia di Roma, insieme alla Federazione Italiana Nuoto e il comitato organizzatore dei mondiali 2009, hanno invitato all'auditorium circa 800 studenti delle scuole di Roma e provincia per promuovere questo appuntamento. Quando abbiamo chiesto ai ragazzi quanti praticassero il nuoto, sono stati molto ad alzare la mano in platea, quindi a testimonianza che non è uno sport minore, uno sport molto seguito anche grazie ai successi della Pellegrini e della Filippi a Pechino, e quindi insomma iniziative di questo genere incentivano sicuramente i nostri ragazzi alla pratica sportiva. Per questo la provincia di Roma sta lavorando da tempo per migliorare le strutture delle scuole. Nei mesi scorsi sono stati inaugurati 5 impianti sportivi in altrettanti istituti scolastici, altri 10 saranno pronti nei prossimi mesi. Viva gli anziani, la casa famiglia insieme alla comunità di Sant'Egidio. Una palazzina anni 50 a Monteverde, nel cuore di Roma, dedicata agli anziani. Un nuovo centro accoglienza gestito dalla comunità di Sant'Egidio e alla cui realizzazione ha partecipato anche la provincia di Roma, che ospiterà una casa famiglia con 6 posti letto per chi necessita di un'assistenza 24 ore su 24. Gli altri 3 piani sono stati articolati in 12 appartamenti che possono accogliere fino a 20 persone, dove però tutti i giorni saranno presenti degli operatori a completa disposizione degli ospiti del centro. Gli anziani sono una risorsa che la società non può fare a meno di valorizzare e utilizzare, ma non per loro, perché se lo meritano e se lo meritano, ma perché attraverso questo agire siamo tutti più forti, perché una città che discrimina e che buttasse a mare questa immensa risorsa sarebbe più povera. Studenti del 13° municipio, una lezione a Palazzo Valentini. Dei politici un po' particolari hanno preso posto tra i banchi del Consiglio provinciale. Gli studenti di alcune scuole del 13° municipio hanno avuto infatti la possibilità di capire e vedere dall'interno il funzionamento delle istituzioni. Per parlare e per votare c'è un tesserino con il nome di ogni consigliere che viene inserito qui. Tantissime le domande e le curiosità dei ragazzi, che hanno anche presentato delle mozioni su problematiche come miglioramento della scuola e dei servizi per la didattica. Il progetto si chiama Solidarietà Partecipata e ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con associazioni di volontariato e forze dell'ordine che hanno risposto alle loro domande su bullismo, droghe e tematiche a loro più vicine. E abbiamo fatto in modo che oggi loro sono diventati politici e noi siamo diventati spettatori, spiegando loro come funzionano le regole del Consiglio provinciale, spiegando loro come è importante l'ente provincia per i cittadini.